Ciao a tutti ragazzi, visto il periodo ancora freddo che non mi permette di coltivare il basilico da seme, ho acquistato una piantina e in questo video vi mostro come faccio per mantenerla produttiva dentro casa, in vaso e durante la stagione fredda. Per prima cosa occorre svasare la nostra piantina, spezzare il panetto di terra e ricavare due o più piantine. Se teniamo il basilico nel vaso in cui l'abbiamo acquistato, state certi che morirà dopo pochi giorni, perché non ha lo spazio a sufficienza per crescere ed espandersi liberamente. Fatto questo, prendiamo un vaso più grande, che potrebbe essere un vaso rettangolare di 40 cm oppure un vaso circolare di diametro 25-30 e mettiamo a dimora le nostre piantine. Riguardo al terriccio non ci sono grosse pretese, va benissimo un terriccio universale oppure da orto. L'unica accortezza è che sia un terriccio morbido e ben drenante, perché le nostre piantine di basilico patiscono i ristagni d'acqua. Come tutte le piante in generale, anche le piante di basilico devono essere messe a dimora con luna crescente, in modo da permettere uno sviluppo rigoglioso della pianta verso l'alto. Un consiglio in questa fase è quello di non compattare troppo il terriccio intorno alla pianta, meglio lasciarlo morbido perché così sarà più drenante. In un vaso da 40 cm rettangolare o da 25-30 circolare ci possono stare al massimo due piantine, quindi cercate di non esagerare. Una volta messa a dimora le nostre piantine, annaffiamo con uno spruzzino e successivamente cerchiamo di mantenere umido il terreno annaffiandolo appena lo vediamo troppo asciutto. L'esposizione preferita per il nostro basilico è quella di stare vicino a una finestra ben illuminata e con una temperatura minima di 20 gradi. Con l'arrivo della bella stagione potremo spostare la nostra piantina all'esterno in una zona che però non sia troppo soleggiata. Quando dovete utilizzare il basilico nelle vostre ricette, evitate di strappare le foglie e cercate di tagliare il ramo completo nel punto esatto dove stanno crescendo le nuove foglioline. Così facendo il basilico appunto produrrà nuove foglie e continuerà a crescere in modo rigoglioso. Per questo video è tutto, se il video ti è piaciuto lascia un like, se non sei ancora iscritto iscriviti attivando la campanella per non perdere i prossimi contenuti e noi ci vediamo alla prossima, ciao!